Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Varca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi video dedicato a Ken Masters tratto da Street Fighter V e realizzato da Iconic Studios in collaborazione con TB League. Abbiamo già visto qui sul canale l'unboxing e la recensione di Ryu della stessa Wave realizzata da Iconic Studios ispirata a Street Fighter V. Ed è stato davvero un capolavoro ragazzi, quindi vi invito a recuperare il video che trovate qui sul canale. Chissà se questo Ken sarà all'altezza di Ryu. Quindi mettete mi piace al video ragazzi e cominciamo. Come sempre delle vere e proprie opere d'arte le scatole di Iconic Studios e questa di Ken non fa eccezione. Un po' più grande rispetto al solito e molto pesante con la raffigurazione sulla parte frontale di Ken mentre utilizza la sua tecnica preferita, ovvero lo Shoryuken, e ne viene avvolto dalle fiamme. Ottimo il contrasto di colori tra il bianco e nero del volto e della pelle di Ken e il rosso, il giallo, l'arancione e tutte queste sfumature delle fiamme che lo avvolgono. Davvero una bellissima rappresentazione. In alto a sinistra il logo di Iconic Studios e TB League, in basso a sinistra quello di Capcom, e sulla destra invece il simbolo di Street Fighter V con la dicitura Champion Edition. Questo disegno bellissimo si propaga sui lati della scatola, dove troviamo una vera e propria chicca per tutti i fan del videogioco, ovvero l'icona della selezione del personaggio, con il volto del nostro Ken e la dicitura 1P che sta per Player 1, ovvero Giocatore 1, mentre sull'altro lato ovviamente la stessa cosa con 2P, ovvero Player numero 2. Poi, continuando lungo il lato, c'è la scritta ovviamente Ken in scala 1 a 6. Nella parte posteriore, invece, soliti warnings e credits con i vari loghi e in alto la iconica frase tratta da Street Fighter dal videogioco Here comes a new challenger, quindi ecco che arriva un nuovo sfidante. Caratteristica peculiare di questo box, cosa che abbiamo potuto apprezzare anche in quello di Ryu, è la possibilità di rimuovere la cover esterna agganciata al resto della scatola tramite magneti per poterlo trasformare in un eventuale background per l'esposizione di Ken, con la rappresentazione dello scenario del main stage di Ken all'interno del videogioco. Andando a rimuovere la parte esterna della scatola che funge anche da background, ecco che troviamo l'ennesima chicca per gli appassionati del videogioco di Street Fighter, ovvero una slipcover con i crediti di coloro che hanno contribuito a creare questa doll e una lista delle mosse tratte dal videogioco del nostro Ken. La Dōken, lo Shoryuken, il Tatsumaki Senpukyaku e lo Shinryuken, con da sfondo ovviamente la scritta Fight, caratteristica del videogioco di Street Fighter. Rimuovendo anche la slipcover, ecco che troviamo il libretto di istruzioni, più che altro un foglio di istruzioni con la rappresentazione di Ken, ed è molto bello, cosa che abbiamo visto anche in Ryu, che sia fatto con dei disegni molto simili a una sorta di fumetto, con tutta la spiegazione appunto di come andare a trattare gli accessori, come inserirli, come cambiare i capelli e quant'altro. Nella parte posteriore invece ci sono dei disegni dedicati al body, quindi come trattare le articolazioni e quant'altro. Davvero molto carino questo libretto di istruzioni. E ovviamente ecco qui il nostro Ken nascosto ancora dal blister protettivo. Blister che è telescopico, quindi al di sotto di questo c'è ovviamente un altro ripiano con ulteriori accessori. Quindi ragazzi, non ci resta che tirar fuori tutto dalla scatola e cominciamo proprio dagli accessori. Ecco fatto, questa è la gamma completa degli accessori in dotazione a Ken. La cosa che salta per prima all'occhio è la totale assenza dei guanti, che invece venivano forniti con Ryu. Non so per quale motivo questa volta Iconic Studios abbia deciso di non fornire i guanti al collezionista, trattandosi di un body, quello di Ken, identico a quello di Ryu, cioè in silicone, e che secondo me necessita appunto dell'utilizzo di guanti per essere maneggiato e toccato. Per me un punto in meno per il momento per quanto riguarda Ken rispetto a Ryu. Iniziamo quindi con gli accessori e ovviamente come al solito con la basetta, di forma circolare in plastica piuttosto leggera, identica a quella di Ryu e con riportato al centro il logo di Street Fighter V e la dicitura Champion Edition.
Lo sfondo è di colore nero, nero molto lucido che come potete vedere riflette parecchio la luce, e nella parte anteriore la classica targhetta cromata con la dicitura, con il nome del personaggio in questione, in questo caso quindi Ken. Nella parte posteriore il foro di alloggiamento per il supporto, supporto che ovviamente è fornito da Iconic Studios, di una plastica abbastanza pesante e resistente, leggermente flessibile e sulla sommità questa sorta di tenaglia che serve appunto per sostenere la doll. Per andarlo a inserire nella vasetta basta avvitarlo nell'apposito alloggiamento. Nulla di particolare, ragazzi, tutto già visto. E a proposito di basette, in dotazione vi è anche un'altra basetta circolare di plastica trasparente piuttosto pesante che purtroppo ha qualche graffio e macchia sulla sua superficie. Spero che sia solo una caratteristica, diciamo, della mia doll. Riporta un foro al centro che serve per poter applicare quest'altro supporto sempre trasparente che andrà a sorreggere il nostro effetto di fuoco che vedremo fra poco. Effetto del Tatsumaki Senpukyaku, ovvero il calcio rotante caratteristico di Ken. Adesso non applicherò maggiore forza, è giusto per farvi vedere qual è il risultato finale, che comunque gradisco abbastanza perché essendo trasparente non è troppo invasivo come per quanto riguarda i supporti neri. Questo supporto ovviamente può essere applicato all'effetto che ha un foro su una delle superfici e quindi in questo modo può essere sorretto sulla basetta. Nulla di particolare. L'effetto di fuoco del Tatsumaki Senpukyaku, spero di aver azzeccato la pronuncia, è davvero bellissimo. È realizzato in plastica semitrasparente e verniciato alla perfezione, con delle punte di rosso intenso che si alternano a sfumature di arancione e di giallo. L'effetto di fuoco è davvero bellissimo e può essere applicato a Ken andando ad infilare uno dei suoi piedi qui all'interno. E quindi ricrea l'effetto appunto del calcio rotante famoso di Ken. Può essere, come detto in precedenza, ovviamente tenuto anche sul relativo supporto per dare l'effetto appunto di movimento alla tecnica stessa. Davvero eccellente, così come l'effetto Hadouken che avevamo visto con Ryu. La stessa cosa, la stessa qualità è data da quest'altro effetto di fuoco, questo utilizzato per il pugno, per lo Shoryuken di Ken. Anche questo in plastica traslucida con gli stessi effetti di fuoco e varie punte qua e là che danno davvero una bella sensazione di lucidità e di veridicità dell'effetto, davvero bellissimo. E anche qui, come vediamo, è come se la mano, una delle mani di Ken fosse già infilata all'interno della palla di fuoco. Quindi basterà soltanto andare ad infilare il braccio di Ken nell'apposito peg per restituire l'effetto della tecnica. Questo, al contrario di quello del Tatsumaki Senpukyaku, non può essere messa su un supporto, quindi andrà ovviamente messa solo ed esclusivamente alla mano di Ken. Fondamentali per le pose più dinamiche sono i piedi aggiuntivi. Piedi intercambiabili a quelli che vedremo fra poco montati sulla doll, che sono decisamente più piatti e rilassati, e questi sono più adatti proprio alle pose in movimento e all'utilizzo delle tecniche. Come possiamo notare, appunto, la punta è leggermente piegata per dare il senso di movimento per delle pose in salto, l'utilizzo di tecniche e quant'altro, e sono insieme alle mani e alla testa gli unici elementi in plastica. Sono gli stessi che abbiamo visto già su Ryu e la fattezza è davvero impressionante. A partire dallo sculpt delle unghie, a queste venature che danno il senso di tensione delle dita e di movimento, fino alla verniciatura davvero impeccabile, sia sulla parte superiore sul collo del piede, sia sulla parte inferiore, molto più liscia e molto veritiera, diciamo, molto realistica. Davvero bellissimi e possono essere ovviamente applicati al corpo in silicone di Ken tramite PEG. E così come i piedi sono realizzati volutamente con questa forma e dimensione esagerate per andare a ricalcare in pieno lo stile dei personaggi di Street Fighter V, la stessa cosa vale per le mani, anch'esse realizzate in plastica e come vedete disponibili in 6 paia diverse per poter adattare il nostro Ken a qualsiasi posa noi vogliamo fargli assumere. Ce ne sono appunto di tutti i tipi, da queste con le dita leggermente socchiuse, però le mani tendenzialmente rimangono aperte. Queste
queste per andare a simulare il pugno del leopardo, queste invece con indice e pollice aperti e le altre dita socchiuse, queste invece con le altre dita chiuse, sempre indice e pollice sollevati, queste per il classico gesto, l'iconico gesto di Ken di Vittoria, e poi i pugni chiusi che erano montati sulla doll in fase di unboxing. Per quanto riguarda le fattezze, ragazzi, sono davvero impressionanti sia dal punto di vista del realismo, per quanto riguarda lo sculpt e il painting, che non hanno sbavature, sono perfetti, lo sculpt sia delle unghie, sia di queste parti, ad esempio delle nocche, delle dita, davvero bellissime, e anche l'interno con le pieghe delle dita che sono davvero scolpite e verniciate benissimo. Qualche sfumatura qua e là per rendere ancora meglio il colore della pelle. E per quanto riguarda i guanti, ovviamente sono in plastica, qui sono in plastica morbida in corrispondenza del polso, e l'effetto della verniciatura, che richiama molto l'effetto pelle dei guanti, è impressionante. Davvero molto molto soddisfatto della realizzazione di queste mani, che è perfetta per tutti i tipi, appunto dai pugni serrati anche a mani un po' più complesse, come ad esempio queste con il segno della vittoria. Guardate anche qui l'esagerazione nelle dimensioni delle dita, che sembrano veramente dei salsicciotti, ma davvero bellissime in quanto a qualità dello sculpt e del painting. Ottimo lavoro Iconic Studios. Ed ecco finalmente il momento, ragazzi, di andare a vedere la nostra doll. Il body è semplicemente stupendo, identico a quello di Ryu, sia per pesantezza che per dettagli dei muscoli e ovviamente composizione del materiale. Ma ci arriviamo a breve. Adesso, come prima cosa, vorrei farvi notare la qualità di questi head sculpt. Sono due, uno è questo con un'espressione un po' più seria ed un sorriso appena accennato con lo sguardo rivolto verso il fronte, e quest'altro invece per esporre il nostro Ken in pose da combattimento con la bocca leggermente aperta, da cui si intravede sia l'interno sia i denti, è possibile vedere anche la lingua, spero che si veda in video, e con lo sguardo rivolto invece verso destra. In entrambe le versioni di questi head sculpt è da notare il livello di dettaglio, anche diciamo le rughe di espressione qui degli zigomi sotto gli occhi, del mento. È tutto riportato alla perfezione e molto fedele al Ken che vediamo in Street Fighter V. Per quanto riguarda il painting, sia della pelle che degli occhi, delle sopracciglia, sono praticamente perfetti. Noto una leggerissima differenza di tonalità tra il body ed il volto, però nulla di particolarmente eccessivo, ragazzi, tutto molto trascurabile. E per quanto riguarda i capelli, anch'essi sono una vera e propria opera d'arte. Sono scolpiti da un unico pezzo di plastica, con alcune parti di plastica un po' più morbida, come questi ciuffi, come potete vedere, e ogni capello è disegnato nel minimo dettaglio, davvero perfetto, così come la colorazione di questo biondo molto molto intenso, un giallo molto forte, così come appunto i capelli che ritroviamo in Ken. E anche in questo caso ci sono due tipi di capelli diversi, questi un po' più lunghi, raccolti in questa coda di cavallo molto lunga, e anche questa in plastica leggermente morbida, legati da questa fascia che è legata da un nodo che in questa parte è scolpita, ragazzi, e vi vorrei far notare come si passa dalla scultura, diciamo, al tessuto, che ovviamente è all'interno. Vi è il fil di ferro che permette una posabilità estrema anche in questo caso, senza praticamente accorgercene. Davvero impressionante la fattezza di questa fascia che avevamo visto comunque anche in Ryu. Per quanto riguarda gli altri capelli, invece, sono questi, un po' più classici, diciamo, del Ken, un po' più classico, un po' più corti a caschetto, e anche questi come qualità non sono da meno. Davvero perfetti, anche questi realizzati in plastica leggermente morbida, soprattutto sulle punte, e molto dettagliati con ciuffi di capelli che vanno in differenti direzioni per dare più dinamicità e più realismo alla scultura stessa. Per quanto riguarda il cambiamento, diciamo lo switch dei capelli, è molto semplice perché sono attaccati alla testa semplicemente tramite un magnete, quindi basta sfilarli in questo modo. Come vedete, ecco il magnete, tra l'altro Ken fighissimo rasato. E appunto possiamo andare ad estrarre
anche l'altra testa e per esempio andare a switchare i capelli in questo modo. Stessa cosa ovviamente possiamo fare anche con l'altra testa, c'è sempre il magnete, e quindi possiamo ricreare diversi stili per il nostro Ken. Quindi ottimo lavoro per quanto riguarda l'head sculpt, a me piace tantissimo, tra l'altro non è da meno a quello di Ryu, quindi davvero perfetto. Andiamo adesso invece ad esaminare il resto del corpo a partire dal G, di colore rosso, molto acceso, molto vivo. E qui noto subito che avrei gradito, sinceramente, è veramente troppo perfetto questo rosso. Mi sarebbe piaciuto qualche segno di battaglia, qualche segno di usura, magari all'altezza del collo, all'altezza delle maniche, qualche strappetto forse a chiedere troppo, ma diciamo qualche segno in più di usura che per esempio su Ryu avevamo visto, anche se non in forma esagerata, ma comunque avevamo visto. Qui ovviamente vi è il fil di ferro dappertutto che permette di posare il G di Ken come vogliamo, non presente però qui sulle maniche, quindi solo sulla parte del colletto. Si estende ovviamente anche a questa parte bassa che è posabile ma con il fil di ferro soltanto da questa parte, quindi per pose un po' più dinamiche. E poi qui indietro invece per esempio non c'è, questa cosa anche mi fa storcere un pochino il naso, ma è cablata anche la cintura nera, annodata in questo modo, fatta ovviamente in tessuto con il fil di ferro sulle estremità per permettere di posarla in modo più dinamico. Davvero perfetto, così come anche il body con una muscolatura eccezionale, realizzato completamente in silicone e molto morbido. Come vedete posso affondare tranquillamente le mie dita all'interno del body. È completamente in silicone, body seamless, come classico, come fatto da TB League, che è l'azienda probabilmente leader del settore di questi body. Davvero eccezionale la qualità, ma purtroppo ragazzi il silicone si porta dietro i soliti problemi per quanto riguarda la manutenzione, che deve essere maniacale nel corso del tempo per evitare che si vadano a creare delle spaccature e a rovinare appunto nel corso del tempo. Quindi consiglio di non mantenere questi body troppo a lungo in una determinata posizione, perché appunto il segno del tempo, il calore e l'umidità potrebbero creare dei problemi. Poi andando ancora più giù, le mani le abbiamo già viste ovviamente nella fase di analisi degli accessori, ottima la fattezza anche del tessuto dei pantaloni, anche qui nessun segno di usura, nessun segno di combattimento. E possiamo vedere intanto che è presente un elastico, guardate, adesso non voglio andare troppo in giù ovviamente, è presente un elastico che va, come vedete, già a creare un piccolo segno, come fosse una pelle vera effettivamente, sul body del nostro Ken. Quindi il silicone, materiale molto sensibile a questo tipo di cose, ragazzi, che va trattato e preservato il più possibile. Andando a scendere, quindi fattezze di pantaloni con queste pieghe meravigliose, perfetto, anche al tatto bellissimo da toccare, questo tipo di tessuto quasi ruvido, e non è presente il fil di ferro nella parte bassa, ma poco male. Poi unico punto debole, come abbiamo visto anche in Ryu, sono proprio i piedi, che sono collegati, sono in plastica e come vedete collegati alla caviglia, che invece è in silicone, tramite un peg. Quindi essendo la figure molto pesante bisogna stare molto attenti nella fase di posing per trovare l'equilibrio giusto che faccia in modo che Ken stia in piedi ed il peso non vada a gravare troppo su questo peg, che comunque è molto resistente. Noto un miglioramento nella qualità dei peg sia per quanto riguarda i piedi sia per quanto riguarda le mani rispetto a Ryu, quindi sta facendo dei passi in avanti Iconic Studios e sono molto contento, però comunque massima attenzione. Massima attenzione, lo ripeto, anche per il body in silicone, che è praticamente un magnete per la polvere, per l'umidità e per tutto ciò che appunto per esempio è il grasso delle mani e quant'altro. Quindi consiglio nuovamente, ragazzi, ve lo ripeto, di toccare doll del genere soltanto con le mani molto pulite oppure con dei guanti, che purtroppo Iconic non ha pensato di fornirci con questo Ken. In linea di massima, ragazzi, è una figure spettacolare, una doll spettacolare con qualche piccolo difetto che non mi sarei aspettato sinceramente, qualcosa di migliorabile in piccole parti,
ma comunque un degno avversario, come è sempre stato, del Ryu di Iconic Studios. Veniamo ora alle articolazioni, ragazzi, che cercherò di non stressare troppo, cominciando ovviamente dalla testa, che può ruotare lateralmente, anche in questo senso, e andare verso il basso grazie all'articolazione del collo e verso l'alto, avendo cura di non stressare troppo questa parte del silicone del collo. Butterfly joint che permette alla spalla di ruotare, al braccio di andare verso l'alto superando la linea dei 180 e anche all'indietro la stessa cosa. Lateralmente la spalla può essere alzata, il braccio fino a superare la linea orizzontale e ovviamente il gomito può essere piegato con la doppia articolazione che permette di superare i 90 gradi all'articolazione del gomito. Da notare quando si va a strecciare il braccio la fattezza della muscolatura che è davvero impressionante, anche se vi raccomando di non lasciare per troppo tempo la dole in questa posizione. Ovviamente anche il bicipite può essere ruotato, così come il torace che può ruotare lateralmente, essere piegato in avanti e poi anche all'indietro. Poi, per quanto riguarda le gambe, possono andare in avanti, non lo stresserò troppo, ragazzi. Può andare anche oltre questa che è l'angolazione che vi sto facendo vedere adesso, ovviamente con la massima accuratezza. Poi, all'indietro, invece, sempre abbastanza limitato più che altro dal tessuto del G. E invece nessun limite per quanto riguarda la doppia articolazione del ginocchio che permette di superare i 90 gradi. Stessa cosa per la caviglia, essendo il piede in plastica e attaccato al resto del corpo, alla gamba, alla caviglia con un pegasfera, può essere liberamente mosso in tutte le direzioni, anche se, come vi dicevo in precedenza, punto debole di queste doll, sia per Ryu che per Ken. Per tutto il resto, quindi, ragazzi, ritengo che le articolazioni siano ottime. Ovviamente io non le ho stressate troppo per evitare di rovinare il silicone, sapete quanto io sia maniacale in queste cose, ma comunque adattabile a qualsiasi tipo di posa. Ottimo lavoro e ottimi i miglioramenti anche rispetto al review per quanto riguarda i peg delle mani e dei piedi, come dicevo nella sezione accessori. Ed ecco qui ragazzi il fatidico confronto fra Ken Masters e Ryu, davvero impressionanti da vedere insieme, enormi muscolarmente e con un body pressoché identico se non per piccolissime differenze. La muscolatura ed il materiale sono ovviamente identici, Ken leggermente più scuro nel painting, cosa che possiamo apprezzare anche come vedete nei piedi, ma comunque identici per quanto riguarda forma e dimensioni. Per quanto riguarda invece il G, avrei apprezzato, come dicevo anche in altre parti del video, un maggior weathering, maggiori segni di usura per quanto riguarda il G di Ken, cosa che invece possiamo vedere in Ryu. Come vedete, il bianco è leggermente sporco, strappato, insomma, un po' più realistico da questo punto di vista. Per quanto riguarda gli head sculpt, credo che siano incredibili entrambi. Apprezzo un po' di più quello di Ryu, ma per una questione di affetto che nutro verso il personaggio. Per il resto, guanti leggermente diversi e così come la cintura, ma davvero due pezzi impressionanti e non vedo l'ora a questo punto di avere anche Akuma in collezione. In conclusione, ragazzi, un'altra doll quasi perfetta rilasciata da Iconic Studios e TB League. Per quanti di voi possano pensare che questo Ken non sia altro che una copia di Ryu con qualche piccola modifica, in realtà posso dirvi che secondo me avete ragione, ma in parte. Quest'idea è giustificata dal fatto che
il corpo utilizzato per Ken sia lo stesso, identico ovviamente, utilizzato per Ryu, e sarà lo stesso anche per Akuma, la prossima release di Iconic Studios. Questa cosa tendo a giustificarla, perché comunque anche nel videogioco i tre personaggi, Ryu, Ken e Akuma, sono tre personaggi davvero molto molto simili. La costituzione del personaggio è praticamente identica, e che vanno a cambiare alcune cose ovviamente del head sculpt e del vestiario, nonché alcune tecniche, ma davvero cose da veramente poco. Quindi il fatto che sia stato utilizzato lo stesso body tendo a giustificarlo, ma in questo Ken c'è stato qualche miglioramento per quanto riguarda i peg, e questa cosa l'apprezzo tantissimo. Così come apprezzo le fattezze del vestito, anche se avrei apprezzato di più un weathering maggiore, quindi dei segni di usura di combattimento, cosa che abbiamo visto in Ryu, ma che non ci sono completamente assenti in questo Ken, e anche le fattezze dei capelli, che sono intercambiabili e facilmente sostituibili tramite magnete. Quindi, secondo me comunque un'ottima doll che va ad accostarsi a Ryu in modo impeccabile, perfetto, e fa la sua bella figura in collezione. Un'altra nota dolente, il silicone, ragazzi, come vi ho già detto più di una volta, massima manutenzione e cura per queste doll, e avrei gradito un effetto Hadouken anche per Ken, cosa che abbiamo visto per esempio in Ryu, ma che in questo caso non era presente. Abbiamo visto gli altri due effetti, ma non l'Hadouken. Detto questo, raga, comunque questa wave dedicata a Street Fighter V da parte di Iconic Studios e TB League promette benissimo. Purtroppo io credo che oltre ad Akuma e Chun-Li, che è stata annunciata da Iconic Studios, non so, anche se spero vivamente di sì, non so quanti altri personaggi faranno. Perché un conto è riutilizzare i body come in questo caso, un conto sarebbe fare dei body in silicone fatta apposta per ad esempio personaggi che solo a nominarli mi viene l'acquolina in bocca, come Blanca, Honda, Dalsim, Mr. Bison e quant'altro. Io ci spero vivamente, ragazzi, da appassionato di Street Fighter, però purtroppo devo dire che davvero non credo che la wave continuerà dopo questi personaggi, però siamo fiduciosi. Detto questo, ragazzi, vi chiedo scusa per essermi prolungato anche troppo, e mettete mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, ditemi che cosa ne pensate di questo Ken, se ce l'avete, e ci vediamo come sempre, ragazzi, a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!